Peppe Lanzetta, una location, diciamo così, inusuale per presentare il tuo libro. Una location secondo me inusuale da un lato ma straordinaria da un altro lato, che mi toglie 30 anni di dosso, nel senso che voglio dire è lì che ho cominciato. Se tu pensi che Messico napoletano, quindi nel 94, quindi 20 anni fa, fu presentato proprio a Officina 99 con Daniele Sepe, con gli Alma, quindi voglio dire, e in copertina c'era proprio questo, la foto di Officina, quindi sostanzialmente è un ritorno perché poi le cose non si dimenticano. Bello vedere questi giovani che muovono un po' dal basso delle storie, perché comunque quello che sta intorno non ci piace tanto, e allora è bello anche che siano loro a fare tutto questo. Ecco, infatti questi giovani probabilmente sognano L'Avana ma restano qui a Quarto per costruire. È perché secondo me almeno il desiderio di sognare lo devi avere, perché come diceva la madre, l'unico desiderio che nessun dittatore ti può abbattere, però voglio dire almeno ci provi, no? Voglio dire, infatti l'evocazione di Cuba non è solo un fatto geografico, è proprio dell'anima, un desiderio di, come dire, di fuga, sapendo di dover lottare dove sei, ecco. Ecco, infatti anche tu sogni L'Avana, ma resti a lavorare qui appunto per costruire un futuro. Credo che sia anche una scelta di campo politica importante, poi voglio dire, quando ti arrivano le delusioni è più pesante, però sostanzialmente l'impegno, il rapporto proprio di carne, di sangue, di visceralità con la città è importante, perché presuppone una sorta di passione, una passione uguale militanza, militanza uguale cuore, cioè obbligo anche etico di lavorare su te, sugli altri, con gli altri, per gli altri, condividere. Certo, le vie di fuga spesso sono salvifiche, però voglio dire, che si fa? No, se ce ne andiamo tutti, che si fa? Alessandro, dopo la battaglia delle ultime settimane, ancora un evento a dimostrare che il Quarto Mondo è vivo e attivo. Sì, diciamo che io penso sia andato veramente molto forte quello che venga organizzato, appunto un evento culturale largo, aperto a chiunque, proprio in un posto occupato che ha rischiato appunto diverse volte di essere sgomberato in diversi modi. Appunto, come ricordavi tu prima, abbiamo avuto la vicenda della delibera comunale che in qualche modo ha messo a rischio l'intero progetto. Questa delibera, diciamo, in qualche modo si è arenata. Dobbiamo aspettare dei risvolti che verranno sia da parte del comune sia da istituzioni, diciamo, più lontane a noi, però sicuramente quello di oggi è un dato molto forte, un evento organizzato in maniera totalmente, diciamo, dal basso, appunto auto-organizzata, dei ragazzi appunto da questa redazione dell'Anguilla che sta nascendo e si sta consolidando, provando a mantenere una serie di tematiche di questo tipo.